Ragazzi, spariamoci un'altra partitozza a Formula 1 e continuiamo il campionato. Siamo pronti ragazzi, allora questa volta saremo in Cina. Allora, come abbiamo visto già le ultime due gare che abbiamo fatto un po' di partitozze, se vi ricordate, così un po' a cavolo come prova. Abbiamo cominciato il campionato, che adesso siamo alla terza tappa di campionato. Abbiamo fatto la prima tappa e ci siamo aggiudicati nelle prove libere un buon tempo. E nelle qualifiche abbiamo fatto decima posizione, è stata bruttissima come qualifiche, ma come gara siamo arrivati al primo posto. Questo per quanto riguarda la prima tappa. Nella seconda tappa è andata un po' di cacca, nel senso che abbiamo fatto delle buone prove libere. In qualifica abbiamo fatto un 22esimo posto e è stata molto dura in gara riuscire a recuperare questa grave qualifica e siamo aggiudicati un sesto posto. Al momento nella classifica generale siamo al secondo posto con meno 10 punti rispetto al primo in classifica, che stiamo parlando della Mercedes, e con Rosberg praticamente. Quindi dobbiamo cercare di portare un po' di punti a casa questa volta e cercare di fare una gara un po' meglio. Allora, premetto ragazzi che io tutte queste mappe qui le conosco poco, o comunque sia con la giocabilità che sto giocando con accelerometro, con iPhone, e chiaramente bisogna prenderci un po' la mano. Non mi sto allenando tanto sul gioco perché voglio fare proprio un campionato proprio come prima volta, senza farmi allenamento con prove libere e quant'altro. Quindi noi andremo a fare la Cina, che ho fatto praticamente un paio di partite con questa pista, quindi conosco poco. Andiamo a vedere se, riuscendo a fare un po' le prove libere più le qualifiche, riusciamo a scaldarci il giusto per riuscire a fare una buona gara. Comunque, siamo pronti ragazzi. Prove libere, e breve, 8 minuti minimo. Difficoltà, sempre come l'altra volta, molto difficile. Danni mettiamo completo e safety car chiaramente non abbiamo la possibilità di mettere in questo caso perché abbiamo poco tempo. Avviamo la sessione ragazzi, siamo pronti, campionato Cina. Ok, giro veloce, proviamoci subito ragazzi. Semaforo rosso, partiamo lanciati ragazzi, spalanchiamo a tutto gas e cominciamo subito questa partitozza. Dobbiamo guardare tantissimo la mappa ragazzi. Ah ragazzi, ho fatto una modifica nelle impostazioni. Sono andato, allora nelle impostazioni di questo gioco abbiamo la possibilità di decidere l'inclinazione della telecamera. Cosa serve? L'inclinazione della telecamera serve per agevolarci nel gioco. Cioè noi incliniamo il nostro telefono e la nostra vettura rimarrà praticamente sempre dritta. All'occhio è molto gradevole perché riusciamo a giocare molto meglio se giochiamo con l'accelerometro. Però ho notato che nei vecchi video che ho pubblicato su YouTube praticamente potrebbe essere un po' fastidioso il fatto che si inclina lo schermo guardandolo da uno schermo fermo praticamente. Quindi per voi che lo guardate è un po' fastidioso vedere questa macchina che ondeggia come se fosse una barca. Quindi sono andato nelle impostazioni ragazzi e ho disabilitato questa funzione. Quindi si inclinerà leggermente, perché anche disabilitandola, mettendola al minimo, comunque si inclina leggermente la vettura lo stesso, e ho aumentato la sensibilità al massimo. Quindi sarà un po' più difficile per me riabituarmi con questa modalità, e che tra l'altro anche meno gradevole alla guida, però così almeno verrà un video un po' più lineare e stabile, al posto di vedere questa macchina che ondeggia e chiaramente guardandolo da YouTube per voi vedrete proprio un'oscillazione esagerata che dovreste girare lo schermo per riuscire a vederlo bene come me. Comunque, bando alle ciance, mi sto comunque già abituando. La pista non sembra molto difficile, basta guardare bene i cartelli e soprattutto ragazzi la mappa dobbiamo tenerla sempre sott'occhio perché è un casino. Chiaramente sto utilizzando difficoltà massima come livello avversari, come avete visto, e abbiamo eliminato la traiettoria ideale sopra la mappa, sopra la strada. Quindi è un po' più difficile, bisogna abituarsi, con un po' di giri, un po' di partite, riusciremo a scegliere la traiettoria giusta per quanto riguarda la tempistica che riusciremo a fare poi in gara. Le gomme rispondono molto bene in questa pista, direi che anche l'assetto dei nostri alettoni sembra già giusto, non andrò a modificarlo perché
riusciamo ad avere una buona velocità in rettilineo e una buona sterzata anche in curva senza aver fatto modifiche. Adesso sta tutto quanto piazzato in maniera originale, quindi standard, ragazzi, metterà a metà il cursore per quanto riguarda l'inclinazione dei nostri alettoni. Affrontiamo un'altra curva, l'ultima, una delle ultime curve. No, non siamo in una delle ultime curve, mi sono sbagliato, ragazzi, come vi dicevo prima non conosco bene la pista, ma comunque cominciamo già a prenderci un po' la mano, a parte questo dritto che sono andato a fare, perché sono andato a osare troppo con l'acceleratore e ho frenato troppo tardi. Controlliamo bene la mappa, ragazzi. Rettilineo, 5 minuti al termine di queste prove libere. Scaldiamo bene i nostri copertoni per portarci più possibile vicino alla prima posizione. Adesso in questo momento, ragazzi, siamo 22esimi. Comunque, con il tempo che stiamo facendo in questo momento, sto tenendo un po' sott'occhio anche le tempistiche sopra in alto. Vediamo se con questo checkpoint riusciamo a migliorare almeno di qualche posizione. No, rimaniamo 22esimi, ragazzi. Dobbiamo frenare un po' meno in questa curva, ho notato. Poi la curva si restringe, quindi dobbiamo calare un attimo il nostro acceleratore senza uscire fuori magari, per poi andare diretti a sinistra in questo gomito attorcigliato, in questa curvone esagerato, che dalla mappa sembra anche qualcosa di molto difficile, ma in realtà non è tanto difficile. Ci sono curve più difficili in questa pista. Allora, gomito, spalanchiamo tutto gas, via sul rettilineo, ragazzi. Curva sinistra, anche qui teniamo spalancato tutto gas e cominciamo a pinzare un pochettino il freno per non aumentare troppo la velocità della nostra vettura. Ok, curva a sinistra, questa qua è difficile, ragazzi, questa qui dobbiamo stare attenti perché usciamo fuori facilmente, ma ce n'è un'altra in particolare più difficile, che dovrebbe essere questa, se non sbaglio, ragazzi, che spesso arrivo con... no, non è quest'altra, questa è quella che ho fatto il dritto prima. Comunque questa volta ce la siamo cavati bene. Spalanchiamo tutto gas in questo super curvone lungo, tutto di cordolo, ragazzi, tutto in vibrazione, tra l'altro, perché questo gioco sul nostro smartphone ci permette anche di avere la vibrazione quando andiamo sul cordolo o facciamo qualche incidente. Questa è la curva difficile, ragazzi, dobbiamo stare molto attenti. Quindi pinziamo un po' prima piuttosto. Gomito, spalanca tutto gas. Qui dobbiamo cercare di stringerla più possibile e arrivare ben in frenata. Anche quest'altra curva difficile che ci inganna, che ci fa uscire fuori strada. Mancano 3 minuti al termine delle nostre prove libere. Rimaniamo, secondo me, ancora 22esimi. Poi ci rifacciamo nelle prove di qualifica, ragazzi. Adesso sto cercando di imparare un po' la pista gradualmente, senza esagerare. Perché se esageriamo da subito, a volte diventa più difficile, perché succede che poi dopo ci incaponiamo e cerchiamo di mantenere un ritmo elevato che non siamo in grado di mantenere. E quindi ci tocca uscire spesso fuori strada e fare tantissimi dritti e tantissimi errori che, come ben sapete, quando capita il momento che cominciamo a fare errori, non riusciamo più a ritornare bene in pista e continuiamo a fare sempre tanti errori. L'ideale in questi giochi, almeno per il mio modo di giocare, è cominciare gradualmente e piano piano, facendo un po' di pratica, facendo vari giri, cerchiamo di osare un pelettino di più ogni giro, aumentando così gradualmente il nostro ritmo e migliorando il nostro tempo sul giro. Questa è una tecnica che in teoria usano anche i piloti veri in pista. Mai partire subito a 1000, ragazzi. Bisogna prima imparare a conoscere la pista, poi dopo, piano piano, si può cercare di esagerare. Rettilineo, ecco che ci accendiamo vicino al gomito, freniamo un po' più in ritardo questa volta. Ok, ce lo siamo fatti leggermente più veloce questa volta, questo pezzo di pista. Anche qui freniamo un po' più in ritardo e cominciamo la sterzata per incanalare la macchina subito nella traiettoria ideale e passare attraverso al traguardo, che ci aggiudichiamo una posizione in più. Freniamo un po' meno qua e ricordiamoci che non dobbiamo accelerare troppo, perché la curva stringe e dobbiamo dare un colpo di freno, almeno per come sto guidando io in questo momento. Ecco che ci facciamo meglio, manca un minuto al termine delle nostre prove libere.
di suspense. Rullo di tamburi, ragazzi. 21esimo. Cerchiamo di mantenere almeno questa posizione, che poi non è detto, magari facciamo 21esimi in prove libere e poi miglioriamo tanto nelle qualifiche. Non è detto che sia per forza così la questione, perché bisogna vedere anche cosa fanno i nostri avversari. Curva presa male. Non ho seguito bene le traiettorie questa volta. Comunque sia, non siamo usciti fuori strada. Opala, ho lasciato leggermente il freno ed è stato il mio errore che mi ha fatto andare leggermente più dritto in questa curva, allargandola notevolmente e perdendo tempo sul tragitto. Rettilineo. Frenata al limite, ragazzi, molto al limite, questa volta ho esagerato, però comunque ce la siamo giocata lo stesso bene. Non abbiamo fatto danni e questo è l'importante. Non tagliamo troppo, spalanchiamo a tutto gas verso il traguardo per concludere la sessione delle prove libere con il 21esimo posto. Non ci abbattiamo, ragazzi, poteva andare anche meglio, ma poteva andare anche peggio, potevamo andare a sbattere. Comunque sia, essendo una pista alle prime armi, ci siamo comportati comunque abbastanza bene. Continuiamo la nostra partita, andiamo subito a farci le qualifiche, dove andremo a fare 3 giri di pista. Molto difficile, completo, avviamo la sessione, ragazzi, siamo pronti. Giro veloce. Che ci farà la curva in automatico, semaforo rosso, spalanchiamo a tutto gas e cominciamo le nostre prove. Prima curva a sinistra, ecco che spalanchiamo a tutto gas per andare sul rettilineo dove passeremo attraverso al punto di partenza. Siamo pronti, ragazzi, cronometro attivato. Prima curva, colpettino di freno, cerchiamo di rimanere in sesto così e cercare di non andare fuori in questa parte di curva. Oppala, o non tagliare magari in quella parte di curva dove la pista ci inganna e ci tende a far andare fuori strada se teniamo spalancato il gas. Proseguiamo noi senza paura e accingiamoci al prossimo gomito a destra, dove spalanchiamo il gas in uscita senza paura e senza problemi, visto che le gomme sono ancora fresche fresche e possiamo permettercelo. No, non tagliare fuori. Dobbiamo stare attenti anche a non cercare di andare fuori strada, perché frenata sul cordolo, spalanchiamo, prossima curva a sinistra, staccata al limite, ragazzi, staccata al limite, teniamo spalancato a tutto gas senza mollare neanche un attimo l'acceleratore dal pedale, rettilineo. E abbiamo il famoso gomito a destra, quello difficile, ragazzi, quello da non sbagliare assolutamente. Pinziamo tutto gas, uscita curva, bella curva, è venuta abbastanza bene questa volta. Attenzione a questa curva a sinistra che ci inganna, sembra facile ma rischiamo di andare fuori e perdiamo più tempo. Passiamo attraverso il traguardo e vediamo se ci siamo aggiudicati qualche posizione in meno. Purtroppo no, siamo rimasti ancora 22esimi, ragazzi, riproviamoci. Proviamo a fare. Secondo me devo migliorare, ragazzi, nella prima curva, che perdiamo parecchio tempo, e nella seconda curva pure. Ecco che questa volta ce la siamo fatti un po' meglio con la macchina, un pochettino di traverso, ma noi non molliamo l'acceleratore e lo teniamo spalancato senza paura. Prossimo gomito, ragazzi. Frenata e staccata un po' più al limite del prima. Cerchiamo di aumentare il nostro ritmo. Cerchiamo di usare, di cominciare a usare un po' di più, cercando di frenare un po' più al limite. Frenata. La siamo giocata bene. Attenzione a questa curva. Spalanchiamo a tutto gas. Teniamoci sulla destra per il prossimo giro di curva a sinistra. Pian piano. No, ragazzi, non ho sterzato bene. Pian piano ci stiamo, comunque stavo dicendo che stiamo cominciando a memorizzare la pista e ho fatto l'errore proprio in quel momento, porca miseria. Spalanchiamo, ragazzi, tutto gas. Via sul rettilineo, prepariamoci, rimaniamo sulla sinistra per affrontare il gomito, quello difficile, alla destra. Rimaniamo sempre sul 22esimo posto, purtroppo.
staccata più al limite, ragazzi, questa volta. E infatti le nostre gomme, come avete visto, hanno tirato un bel po' di fumo, innalzandolo in aria, come se stessero prendendo fuoco. Sterzata, staccata al limite, via su rettilineo, ragazzi. Rimaniamo comunque 22esimi, non abbiamo migliorato questo giro, ragazzi, dobbiamo migliorarlo questa volta, devo riuscire a fare un po' meglio questo giro, ecco, detto, parlato e per niente. Spalanchiamo tutto gas, avete visto la macchina come stava per intraversarsi. Stiamo migliorando, ma di pochissimo, ragazzi, dobbiamo fare un po' di meglio. Rettilineo, curva sinistra, altra curva destra, tenendo l'acceleratore sempre lì vicino, frenata al limite. Questo set di curve devo farlo un po' meglio, ragazzi, devo allargare dopo aver stretto la prima curva per riuscire a stringere poi nella seconda, perché se no, no, il taglio curva non dovevo farlo. Speriamo che non abbiano fatto delle penalità, che al momento non riesco a vedere. Spalanchiamo, continuiamo a tenere premuto il nostro acceleratore fino al rettilineo prima della staccata. Proviamo a staccare un po' più al limite questa volta, poco poco di più, ragazzi. Staccatona, spalanchiamo il gas in questo momento, a tutto gas, ragazzi, manteniamoci sulla destra per affrontare la prima curva a sinistra e spalanchiamo verso il traguardo, bandiera a scacchi, ragazzi. Vediamo se ci siamo aggiudicati qualche posizione in meno, ma purtroppo mi sa che siamo rimasti 22esimi. Cerchiamo di rifarci in partita. Il problema, ragazzi, è che l'ho fatta un po' meglio questa partita, questa tranche, insomma, però purtroppo evidentemente stiamo frenando un po' troppo nelle curve, tagliandole poi tra l'altro anche male, e quindi il nostro tempo sul giro purtroppo è inferiore, molto inferiore agli altri. Comunque partiamo da 22esimi, vediamo cosa riusciamo a combinare questa volta, speriamo di non riuscire di non spaccare gli alettoni, insomma, perché qui partendo da così distante purtroppo il rischio è quello, visto che noi stiamo mantenendo comunque difficoltà a 1000 e danni al massimo. Dobbiamo stare molto attenti perché partire da qui dietro è veramente molto rischioso, ragazzi. In mezzo a questo gran casino, è un casino, ragazzi. Comunque manteniamoci allegri con il nostro acceleratore e cerchiamo di non far avanzare troppo avanti i nostri avversari. Tagliamo un pochettino qui, ragazzi, vediamo se riusciamo a recuperare qualche posizione. Ecco che siamo riusciti ad arrivare 19esimi, facendo dei tagli buoni nelle curve, tagliando un po' la strada ai nostri avversari qui davanti a noi. Dobbiamo cercare di recuperare nel nostro primo giro, che sarà quello il giro importante, perché sennò dopo cominciano a distanziarsi troppo e sarà molto più difficile andarli a prendere, ragazzi, soprattutto con i tempi che abbiamo noi in questa partita. Attenzione, 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 ragazzi, gli alettoni. Spalanchiamo a tutto gas, cerchiamo di sorpassare questi qui dall'interno, sperando di non andare a fare danni alla nostra vettura e soprattutto a non uscire fuori strada. Manteniamo la scia, manteniamo la scia, ragazzi. Staccatona alla fine, ragazzi, dobbiamo stare attenti qui perché rischiamo di tamponare qualcuno. Avviso collisione, siamo stati molto attenti a non rompere il nostro alettone, anche se siamo comunque andati a sbattere contro il nostro avversario qui davanti a noi, siamo comunque riusciti a sbattere di fianco e quindi non rovinando la nostra vettura. Siamo 14esimi, ragazzi. Sorpasso all'interno, ragazzi, a rischio, ecco che ci riprova, ci butta fuori, ragazzi, ci butta fuori, ci riproviamo, ragazzi. Siamo 15esimi, abbiamo perso una posizione in questo set di curve, ma abbiamo ancora tutti qui davanti a noi, perlomeno non i primi posti, ma riusciamo comunque ancora a difenderci e a portare a casa un pochettino di punti in più. No, 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 cosa stai facendo lì davanti a me?
Dobbiamo stare molto attenti, ragazzi, perché questi fanno degli scatti che rischiamo di... No! Ho preferito fare un dritto piuttosto che andare a sbattere, ragazzi. Tutto calcolato. Spalanchiamo, tutto gas. Vediamo di riuscire a sorpassare questi due piloti con questo taglio curva. Manteniamo l'acceleratore, ragazzi. Manteniamolo. Rettilineo. Siamo dodicesimi. Direi che abbiamo recuperato parecchia strada. Staccata al limite. Non tanto al limite. Potrei staccare anche più in ritardo, ragazzi. Rettilineo verso il checkpoint, ragazzi. Ok, abbiamo recuperato. Siamo dodicesimi, ragazzi. Dobbiamo cercare di recuperare in questo set di curve qui, perché qui perdiamo sempre tantissimo tempo, avendo paura della seconda parte della curva, rischiando di andare fuori strada. Manteniamo sempre un ritmo un po' lento per paura di non uscire fuori strada. Questa volta l'abbiamo affrontato un pochettino meglio. Infatti, secondo me il prossimo checkpoint dovrebbe risultare verde. Sembra che l'abbia fatta meglio questa volta. E infatti l'abbiamo fatto meglio questo pezzo di pista, ragazzi. Ci stiamo cominciando ad abituare. Ci abbiamo messo un secondo in meno, un secondo e mezzo in meno, tra l'altro. Quindi dobbiamo cercare di ricordarci di farla allo stesso modo. Non sarà facile, è più facile a dirlo che a farlo, però ci proviamo, ragazzi. Anche questo pezzo di pista sbagliamo sempre la curva. Rimaniamo troppo stretti, di conseguenza dobbiamo ridurre la velocità per affrontare la seconda curva. Qui siamo migliorati leggermente. Dovremo far meglio questa volta nel prossimo checkpoint. Spalanchiamo a tutto gas, gas senza mollarlo. Rettilineo. Abbiamo un nostro avversario attaccato dietro di noi, ragazzi. Dobbiamo stare molto attenti. Eccolo, infatti ha sfruttato la nostra scia per sorpassarci all'interno, ma non ce l'ha fatta questa volta. Spalanchiamo tutto gas, ragazzi. Dobbiamo cercare di arrivare almeno decimi, ragazzi. Dobbiamo cercare di recuperare un pochettino, almeno decimi. Comunque siamo ormai alla fine del terzo giro. Cominciamo il quarto giro. Penultimo giro, ragazzi. No, fuori pista, ragazzi. Fuori pista. Rientriamo senza problemi e riusciamo a recuperare quello che abbiamo perso. Secondo me abbiamo fatto comunque un ottimo lavoro di rientro. Ormai l'avversario qui davanti a noi non si vede più neanche, ci ha praticamente quasi seminato. Abbiamo perso un bel po' di secondi qui, ragazzi. No, meno di un pochissimo. Ci abbiamo perso pochissimo in questo checkpoint. Ci siamo andati abbastanza bene comunque. Spalanchiamo tutto gas, affrontiamo un'altra curva. Ancora gas, ragazzi. No, taglio curva, avviso taglio curva, ragazzi. È stato un errore, non l'ho fatto apposta. Porca miseria, speriamo che non ci facciano delle penalità. Non ci serviva questa cosa. Ecco che continua sempre, ci riprova, ma noi non gli diamo spazio, non lo facciamo passare. Vogliamo rimanere almeno dodicesimi, ragazzi. Non voglio farmi passare da questo rettilineo. Abbiamo visto che il rettilineo ruba bene la nostra scia e riesce a sorpassarci in staccata. Ecco, si sta passando in questo momento, ragazzi. Ci ha passato in questo momento. Ma noi staccheremo un po' più in ritardo, cercando di fregarlo. Eccolo, eccolo, eccolo. Collisione, collisione. Ci riprova. Avviso taglio curva, pure. La cavolata che ci è venuta addosso, ragazzi, e poi si è messo davanti. Essendosi messo davanti, ragazzi, abbiamo dovuto frenare molto prima per evitare la collisione con lui e spaccare l'alettone anteriore, che non possiamo permetterci assolutamente di spaccarlo, perché già stiamo andando di merda, scusate il termine. Peggioreremo la nostra situazione senza alettone anteriore, ragazzi. Dopo la nostra macchina non sterzerà più per niente, farà dei gran dritti, sarà molto difficile arrivare al traguardo mantenendo queste posizioni. Comunque, anche se siamo dodicesimi e stiamo facendo comunque una gara abbastanza bellina, insomma, per ora. Ho dovuto frenare, ragazzi, qui. Eccolo qui davanti a noi, il duello
per il 12° posto, ragazzi. Ci stiamo facendo il duello per il 12° posto. Spalanchiamo a tutto gas, freghiamo la sua scia questa volta e teniamocelo buono qui davanti, ragazzi. Sorpasso, sorpasso, ci riprova. Manteniamo spalancato il gas, non vogliamo assolutamente che ci rubi il posto. Rimaniamo in scia, ragazzi. Rimaniamo in scia, molto difficile rimanere in scia. Ha una velocità, un'inclinazione degli alettoni, secondo me, meno inclinata, perché ci sorpassano tutti quanti in rettilineo. Spalanchiamo tutto gas, ecco, ce l'abbiamo qui davanti a noi, ragazzi. Siamo ancora 13°, abbiamo un altro avversario dietro di noi che vuole rubarci anche quest'altra posizione. Cioè, ragazzi, non possiamo permettere di farci rubare un'altra posizione. Arriviamo e concludiamo questa gara al 13° posto, ragazzi. Non è stata facile, non è stata facile concludere questa gara. La macchina andava bene, avevamo poca velocità in rettilineo, le curve però riuscivamo a farle anche abbastanza bene con l'assetto che avevamo in questo momento, però purtroppo evidentemente c'era bisogno di una piccola modifica al nostro assetto, cioè rendere l'alettone leggermente meno inclinato in modo da andare un pochettino più veloce in rettilineo, perché come avete visto ci sorpassavano tutti in rettilineo nonostante che tenessimo l'acceleratore spalancato al massimo. Rubavano la nostra scia e ci sorpassavano sverniciandoci la nostra vernice. E niente, ragazzi, abbiamo concluso quest'altra tappa di campionato. Purtroppo siamo passati al terzo posto, abbiamo meno 35 e praticamente Raikkonen con la Ferrari, scuderia Ferrari, è riuscito a passare al secondo posto, ci ha fregato una posizione, ma ragazzi, noi non ci arrendiamo, le gare sono ancora tante e il campionato è tuttora ancora da decidere. E niente, ragazzi, grazie a tutti del vostro ascolto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.